L'emendamento chiede di prorogare il fondo per la promozione della lingua e la cultura italiana nel mondo. Questo si tratta del fondo istituito dal governo Gentiloni del 2017 che prevedeva appunto dei fondi per 4 anni. Per il 2020 siamo ancora coperti. Questo fondo sostanzioso che ha avviato tanti nuovi progetti e consolidato il lavoro appunto della lingua e la cultura italiana all'estero per quanto riguarda la cultura, teatro, cinema, lettura, però soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana all'estero. Per cui con questo emendamento in primis chiediamo di prorogare questo fondo e poi diciamo nel corso dei prossimi mesi o con la prossima legge di bilancio poi cercheremo di trovare appunto i soldi necessari da mettere. Io sono, diciamo, questo è un emendamento che mi sta molto molto a cuore, in primis perché sono insegnante di italiano, ero insegnante di italiano fino a poco tempo fa in Germania e poi perché io stessa sono stata una bambina italiana all'estero che ha imparato l'italiano grazie a questi corsi di lingua italiana all'estero e senza questi corsi io oggi sarei qui a parlare in dialetto italiano, diciamo in dialetto siciliano-calabrese forse e non in italiano, per cui è veramente un tema che mi sta molto a cuore e secondo me è anche un tema che non, diciamo, non è strettamente legato all'estero, agli italiani all'estero, ma in realtà è un tema che è legato al paese, della visione che abbiamo noi per quanto riguarda appunto la promozione del nostro paese all'estero, non soltanto nell'ambito culturale ma economico, perché quando noi riusciamo a promuovere la cultura e la lingua italiana, riusciamo comunque anche a raggiungere cioè, delle imprese e dunque non è soltanto un mio emendamento perché penso ai ragazzi italiani all'estero, ma proprio perché penso alla necessità di avere uno strumento per poter promuovere la nostra cultura e la nostra lingua all'estero.